Siamo con il sindaco di Marineo, Francesco Ribaudo, comune di Ciclone, esempio anche a livello regionale, a livello nazionale e considerato anche a livello internazionale. Come parte la raccolta differenziata di Marineo e soprattutto la rifiuti zero di Marineo? A parte da una scelta di principi, di valore, una scelta di civiltà che abbiamo voluto fare, tra l'altro l'avevamo nel programma politico elettorale. C'era un impedimento però chiaramente, c'era l'ATO, c'era il consorzio Coes, che era un consorzio particolare, e da subito abbiamo iniziato la battaglia, abbiamo tentato di uscire ma ci è stato impedito per legge di uscire, e allora abbiamo rotto il contratto di servizio perché proprio erano inadempiente, quel consorzio lo è stato, lo continua a essere ancora oggi, è stata una macchina mangiasoldi, sappiamo tutte le vicende giudiziarie che sono anche oggetto anche oggi di procedimenti penali. E quindi noi abbiamo scelto di rompere il contratto di servizio, lo abbiamo fatto una risoluzione in danno, quindi per i danni appunto che aveva provocato il consorzio a questo comune e che ancora oggi stiamo pagando le conseguenze, e abbiamo scelto di andare da soli, abbiamo fatto la gara d'appalto, abbiamo fatto una buona campagna di sensibilizzazione, abbiamo coinvolto le scuole, abbiamo coinvolto le associazioni, abbiamo coinvolto gli enti ecclesiastici, abbiamo coinvolto tutte le persone che dovevamo coinvolgere in questo lavoro di culturale, di questa rivoluzione culturale. La cosa bella è che dietro tutto questo lavoro poi c'è stato il consenso della gente e c'è stato il risultato. Noi a 18 mesi abbiamo potuto registrare già oltre il 50% di raccolta differenziata, adesso siamo attorno al 60%. Abbiamo un obiettivo quest'anno di arrivare al 65-70% perché è l'obiettivo della Comunità Europea. E quindi il percorso verso il rifiuto è questo in sostanza. E noi non pensiamo di arrivare a pensare che i rifiuti non esisteranno più, i rifiuti esisteranno sempre. Il problema serio, concreto, è che credo sia entrata finalmente nella testa della gente, soprattutto quella di Marineo, in questo, che ciò che per noi è rifiuto invece è materia prima e non va buttata in discarica perché provoca inquinamento, perché è una scelta sbagliata, è una scelta contro il futuro delle nostre generazioni. Materia prima invece che va utilizzata, materia prima che va rimessa sul mercato, e adesso il mercato ce la richiede. Se è vero come è vero che nel 2050 saremo 9 miliardi e avremo bisogno di queste materie prime. Attualmente noi portiamo quindi materie prime che sono preziose nelle discariche e paghiamo cifre altissime per conferire. Paghiamo cifre altissime per trasportarle, per portarle in discarica, provochiamo inquinamento per cui ci saranno poi ulteriori costi per disinquinare e abbiamo sottratto risorse che invece potrebbero essere utilizzate e rimesse nel ciclo produttivo. E in più stiamo facendo, non solo i comuni sono stati affondati di fatto nei loro bilanci, ma stiamo facendo pagare i cittadini, stanno facendo pagare i cittadini, io dico stiamo, parlo di un problema di stanza, ma io ho fatto una battaglia per impedire questo. I cittadini pagano delle tasse altissime, Marineo è forse la tariffa più bassa di tutto il territorio, paga 1,66 e quest'anno non lo aumenteremo nonostante copriremo al 100% con questa tariffa il costo del servizio. Com'è stato l'andamento dei prezzi dall'ingresso, da prima il Coes, l'ingresso nel Coes? Ma c'è un prospetto, io poi vi darò questo prospetto e si vede, c'è questo, l'unico difetto che ha questo prospetto è che è piccolino, ma è sintomatico questo grafico, se lo vedete, fino a qua, il 31 dicembre 2008 c'era il Coes, quindi qua, comune, qua quando siamo entrati al Coes, nei 3 anni del Coes arriviamo a 1,5 milioni di costi, appena rompo il concetto di servizio a gennaio 2009, vedete i costi come si abbassano. Perfetto, è chiaro. Vedete, il grafico parla chiaro. Si tratta di dimezzare i costi e sono costi che chiaramente significano anche tariffe più basse per i cittadini. Se dobbiamo essere europei, dobbiamo andare anche verso tariffe che siano veramente europee, che non siano troppo esose. Pensare che una famiglia possa pagare 1000 euro per la raccolta dei rifiuti e poi altre 1000 magari per l'acqua o per gli altri servizi, è chiaro che le nostre famiglie non ce la farebbero più. Quindi ogni amministratore ha impegno, io credo, ha la responsabilità di lavorare in questo senso, di cercare di andare a vedere dove ci sono gli sprechi, di avere il coraggio anche, molto spesso anche a scelte impopolari che ti fanno gozzare con la gente, ma avere il coraggio di dire dove vanno fatti gli sprechi, dove va tagliato e con cosa si può fare per aggiustare le cose.
Senta, quello che noi vogliamo capire è anche se l'esperienza di Marineo è replicabile nel nostro comune e nei comuni limitrofi. Il COERES è la stessa cosa del lato, cioè qualsiasi comune che ha un contratto di servizio con l'ATO può richiedere la risoluzione del contratto per inadempienza? Se ci sono inadempienze, credo che ci sono, perché il fatto che ad oggi la porta differenziata non è partita, nonostante è prevista sicuramente il vostro contratto di servizio, ma vi dico di più, è previsto dalla legge 9, è previsto dalla legge nazionale che entro quest'anno dovremo raggiungere il decreto Ronchi, 65% della porta differenziata. Il fatto che il comune non lo fa, questo non lo esime dal pagare le sanzioni, che saranno ulteriormente pesanti, quindi oltre alla tariffa arriveranno anche le sanzioni, e queste sanzioni non potranno essere pagate poi dai comuni, o quantomeno verranno pagate dai comuni, ma saranno scaricate sui cittadini, ed è una cosa gravissima. Ma io vi dico che già qualsiasi sindaco oggi con la legge 9 può avviare la raccolta differenziata da subito. Esperienza Marineo. Dipendenti in servizio ai rifiuti di Marineo transitano al COIRES, il comune scioglie il contratto di servizio col COIRES, i dipendenti ritornano al comune o rimangono? No, giuridicamente questo personale fa parte del consorzio COIRES, sono stati trasferiti, allora giuridicamente è personale che rimane lì, giuridicamente. Poi tutto questo personale che ora è stato trasferito dai comuni verso il consorzio in questo momento ritorna, diciamo, nel comune a prestare servizio, ma giuridicamente viene pagato il valore, il costo di questo personale, se ne fa carico il comune attraverso sempre il consorzio, è il consorzio che paga, questi hanno una busta paga del consorzio. Quindi Marineo, diciamo, continua a pagare il consorzio per il personale dipendente? Sì, per la quota di personale che noi... Per tutto quello che riguarda la gestione del rifiuto, se ne occupa da sé. Ce ne occupa da noi, noi abbiamo fatto, siamo forse l'unico comune della Sicilia, abbiamo fatto la convenzione con tutti i consorzi di filiera, abbiamo recuperato anche quindi quello che ci danno i consorzi per il conferimento dei materiali che conferiamo. Mi piace a me che questo termine rifiuto lo dobbiamo sostituire con il termine materiali, che sono materie prime, e quindi arrivare a riutilizzare più materie prime possibile, arrivare verso il 2020 a una raccolta differenziata spinta al massimo all'85-90%, significa percorrere il percorso del rifiuti zero. Quindi abbiamo il biodegradabile per il compost, certo. Il vetro, certo, la plastica, la carta, ogni materiale va conferito nel consorzio. Noi la frazione organica ora la portiamo, pensate, a 100 km a Castelbuono, c'è l'impianto più vicino. Quando Castelbuono si ferma, la portiamo addirittura a Dittaino, 180 km. E però lo facciamo, pur essendo un costo di trasporto, pur essendo anche un costo di trasferimento, lo facciamo perché crediamo nella scelta che abbiamo fatto, che è una scelta di civiltà, appunto la raccolta differenziata, vogliamo che questi rifiuti non vadano alle discariche. Poi il vetro lo compriamo con le vetro, lo abbiamo con la convenzione con Coreve, poi c'è Coreva per la plastica e poi c'è Comunque per il cartone. Poi c'è la Cial ancora per quanto riguarda acciaio, alluminio. Poi ancora abbiamo una bellissima convenzione con RAI, tutti gli elettrodomestici, noi li andiamo a ritirare nelle proprie abitazioni dei cittadini, nelle proprie case, a costo zero. Questi elettrodomestici vengono raccolti nel centro di raccolta nostro e vengono conferiti al centro CC di RAI, che è una convenzione specifica, e ci riconosce anche quello una quota poi di finanziamento. E a costo zero, anche perché chi acquista un elettrodomestico paga già la quota. Sì, ma questo avviene per tutti gli imballaggi, anche quelli di plastica, anche la bottiglia. Noi paghiamo, voi non ve ne accorgete, noi paghiamo dentro quel pagamento di ogni bene che acquistiamo, l'involucro con l'imballaggio lo paghiamo sempre. E a sua volta il commerciante ha pagato il contributo CONAI. Se ha assolto il contributo CONAI, questi soldi, queste risorse, che sono tante, arrivano ai consorzi. Se i comuni o gli enti che poi conferiscono presso i consorzi hanno diritto ad avere questo restituito, questo contributo. Senta, tecnicamente a Marineo come avviene la raccolta? Voi vi siete attrezzati con degli scarabili che posizionate nelle sì, isole ecologiche, e poi sì, c'è la raccolta porta a porta. Certo, no? Certo, così è. Abbiamo quattro, diciamo, gasoloni che girano per il paese e ogni giorno raccolgono un rifiuto diverso, compreso l'indifferenziato. Però sono dei giorni assegnati, chiaramente questo ci ha consentito di ridurre il conferimento in discarica a Siculiana. In questo momento tutti conferiamo a Siculiana, anche il vostro comune, sì, la provincia Siculiana,
pensate che se non facessimo la raccolta differenziata, noi in questo momento dovremmo fare almeno un trasporto al giorno a Siculiana. Anziché farne 6, ne facciamo uno alla settimana. E già questo vi dà l'idea di che cosa significa in termini di conferimento, in termini di trasporti giornalieri. Se andate a vedere nel vostro comune quanto costano questi servizi, vi rendete conto che già questa è una cosa. Poi ci sono generalmente gli altri trasporti, ma sono le piattaforme più vicine, perché carta, cartone, vetro, sì, paghiamo un costo di trasporto, ma recuperiamo dal conferimento dai consorzi di filiera. E poi avviene ovviamente la cadenza più lunga. Ebbene, no, ma sono qua vicino, una a Palermo, una a Termini, in ogni caso il costo è molto più basso, direttamente, e poi vi dicevo, recuperiamo anche delle risorse dei consorzi di filiera. Immagino che... Un augurio. Immagino, dico che Belmonte ha molta strada da fare, parte da zero, quindi... però è giusto che chi andrà a amministrare il vostro comune possa appunto impegnarsi in queste scelte, che sono scelte importanti per le future generazioni, sono scelte di civiltà, che devo dire le persone se l'aspettano, se ci mette l'impegno da parte di politici, amministratori, funzionari, ma anche associazioni e cittadini, si può fare, ma almeno ha dimostrato che si può fare, quindi vi auguro che anche voi possiate riuscire in questa strada. Grazie.